You're giving me a million reasons to let you go. Giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run through the hills. Buongiorno. Sono di nuovo piena di brufoli, incredibile. Mentre faccio colazione, applico la crema contorno occhi di Bioficina Toscana. Esattamente 10 minuti fa ho applicato il fluido antiossidante sempre della stessa linea, però l'ho fatto assorbire bene perché ultimamente, vedete che sto di nuovo peggiorata, cioè comunque ultimamente ho anche più sebo e quindi ho bisogno, prima di truccarmi, che tutte le creme si assorbano perfettamente. Io credo che tutta la situazione brufolo, per quanto mi riguarda, sia dovuta sicuramente a un fattore da stress. Ma in linea generale, con il primo caldo, mi si infiammano i pori. Non troverò mai pace, perché l'anno scorso stavo benissimo, ma adesso sto iniziando a stare di nuovo male, perché con la cura del cortisone che ho fatto l'anno scorso per via del morbillo, eccetera eccetera, se mi seguite sapete qualcosa, mi sono usciti tutti questi peli, questa peluria. Avendo una pelle a tendenza acneica, che comunque appunto si infiamma facilmente, questi brufoletti sono dovuti proprio ai peli molto sottili, che non dico che si incarnano, però praticamente si infettano con il sebo che c'è sotto. Che schifo. Lo so che questo primo piano è bruttissimo perché non ho la base, però questo trucco è molto scuro, quello che farò. Oddio, molto scuro, ho detto così, è brutto. Però quindi non posso fare prima la base perché ho paura che ci sia il fallout. Quindi vado prima con gli occhi. Applico questo Mousse Eye Shadow numero 01 di Wycon, che è il nero. Questo è un trucco che ho fatto un po' di giorni fa, di sera, quando andavo di fretta. E ho impiastrecciato, quindi praticamente mi è venuto così e mi è venuto abbastanza bene, nel senso che era molto bello. Poi ho postato nella history di Instagram la foto del trucco e mi piaceva tanto, quindi lo rifaccio. Ok, dopodiché applico al di sopra di questa base nera questo ombretto qui, che è di MAC ed è Tiger Power. Vedete, sono questi nuovi ombretti dalla consistenza vellutata. Questo qui c'ha un sottotono un po' più rossastro, quindi mi piace tantissimo su una base nera, perché l'ho provato anche da solo ed è bellissimo, però sulla base nera fa un effetto spettacolare, che ho scoperto ovviamente pastricciando. E lo vado proprio a picchiettare con le dita. Non vi preoccupate se non siete appunto precise, perché adesso andiamo a sfumare tutti i bordi. Se ci fate caso, io mi sono fermata poco prima della palpebra. Dopodiché questo dovete fare attenzione perché potete sporcarvi il viso, cosa che faccio molto spesso io. Poi vado a prendere un pennello da sfumatura, che ovviamente Simona si è dimenticata di prendere quelli puliti. Vabbè, questo. E vado a sfumarmi i bordi. Ok, quindi inizio così semplicemente col pennello pulito e successivamente vado ad applicare un altro colore per dare più transizione, anche se così vedete che già... Dopodiché applico Cabin Fever, che è un ombretto di Make Up Geek, che è un cacao, e prendo un pennello pulito e mi diffondo questo colore. Non vi preoccupate qui, perché dopo andiamo a correggere con il correttore. Riapplico un pizzico dell'ombretto precedente al centro, perché sfumando è andato via. Adesso correggo un attimo le occhiaie, perché sono stanchissima, con l'Eras Past di Benefit nella colorazione numero 2, che è un bellissimo colore corallo, un po' più vivo. Mi piace anche di più della 3, poi dipende dal grado delle vostre occhiaie. E poi vado con questo, che è un bellissimo illuminante che fa Nabla, che si chiama Luna, che ha questo effetto luminoso esagerato, vedo, però me lo vado ad accompagnare comunque con il colore. Con la matita di Kiko numero 16, queste qui automatiche,
vado a bordare l'occhio e la applico anche all'interno. E poi succede questo, praticamente, perché sono una distratta del cavolo, perché mi sono toccata con quel dito famoso, questo. Come mascara sto terminando questo qui, che comunque sapete che amo tantissimo, che è lo Sculpt Volume di Kiko, però ovviamente non posso farvi vedere sempre lo stesso mascara, quindi se avete consigli su altri tipi di mascara, perché ormai sto in fissa con questo, fatemelo sapere che li compro e ve li faccio vedere in action. Questo mascara qui si adatta bene, comunque ha delle ciglia abbastanza folte, perché comunque è molto denso. Quindi se avete delle, non dico ciglia normali, potete applicare questo per avere un effetto più volume e più lunghezza. Ma se avete le ciglia un po' più cortine, secondo me non è uno dei mascara perfetti per voi. Dovreste utilizzare quelli con lo scovolo molto sottile. Questo qua a me, cioè per le mie... Dopo aver fatto questo smoking intenso, vado a completare la base. Sì, anche io sono stata contattata dalla Fittea. Lo so che vedete i social tappestati da questa azienda, però vi assicuro che è un trattamento, tra virgolette, detox che io ho già provato l'anno scorso. Vedete, questa volta mi hanno mandato anche la borraccia. Che ho provato già l'anno scorso, detox di 28 giorni. Questa volta mi hanno mandato questo qui con i frutti rossi, che ha un odore pazzesco. Io esco pazza proprio per i frutti rossi, vedete com'è? Si mettono queste erbette all'interno dell'infusore, che è questo. E poi io personalmente, ve l'ho detto, sono una, no, forse 10 giorni che ho iniziato. Metto questo qui per una buona mezz'oretta. Dopodiché riscaldo di nuovo il contenitore, lo chiudo e me lo porto al lavoro. Ed è una cosa pazzesca perché questo contenitore qui non fa uscire il contenuto liquido, quindi in macchina tra le varie botte, della strada non è che casca fuori. Io lo riesco a bere nel tragitto fino a quando vado al lavoro, che è una cosa comodissima, perché molto spesso mentre mi trucco non riesco a bere, a fare, quindi diventa un po' un casino fare colazione la mattina mentre ci si trucca. Insomma, cioè, è buonissimo sia come profumo, ma soprattutto aiuta tanto sia il microcircolo avendo i frutti rossi, ma poi soprattutto aiuta tanto a drenare. Personalmente non credo che riattivi il metabolismo, ok? Non fa questa azione qui, però assolutamente per il drenaggio dei liquidi è eccezionale. Ok, ritorniamo al trucco. Vado ad applicare il solito fondotinta bioattivo di Biofficina Toscana, che è lo 03. Sapete che mi sta piacendo tantissimo e lo sto utilizzando, forse l'ho usato per 3 mesi ormai. E se vi può interessare, vorrei fare un video specifico su questo fondotinta. Ho chiesto all'azienda appunto se mi mandava altri colori per far vedere le varie colorazioni, in modo che il video vi sia utile in qualche modo, perché è un fondotinta veramente bello, bello. Già così va meglio. Applico della Labo questo Illumina. Forse l'ho usato per correggere un po' di fucsia. È un illuminante molto leggero, quindi va benissimo per dare luce, ma non per correggere le occhiaie, perché comunque è troppo leggero. E io lo uso principalmente in questo modo, come il Touche Eclat, ok? Ed è ugualmente idratante come quello. Sono andata anche nella mia solita rughetta. Questo è una cosa che odio di tutti i correttori illuminanti. Lo spreco assoluto di quando si preme zac 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 esce tantissimo. Voi per non sprecarlo continuate ad applicare come sto facendo io. Continuate ad applicare. Ok, adesso vado con la cipria Actin di Bioniche che io ho polverizzato qui perché comunque si era rotta la, non so se mi seguite, sicuramente lo sapete, si era rotta la confezione intorno e io per tutte le ciprie che ho utilizzato dell'Actin le ho grattugiate e le ho messe qui dentro e lo applico col pennellone. Questo è di Sedona Lace. La cipria nell'occhio, ho fatto un disastro.
applico questo fard terra di NYX, che è top, che è bellissimo per le ombre, ultra pigmentato. Ed applico il blush Bombay di Neve Cosmetics, che è un corallo molto bello. Ed infine, come illuminante, voglio applicare questo, che è di MAC, non credo, cioè, ho Palesse, ok? Credo sia nella collezione permanente, cioè riflessi, vedete, rosa, ed è pazzesco. Tardissimo. Allora, ovviamente, applico la matita, cioè 404 di Kiko, e la tinta di Jeffree Star Celebrity Skin, che è molto chiara, è molto bella e elegante quando mettete appunto un trucco, cioè mettete, quando fate un trucco occhi molto intenso come questo qua. Vorrei parlarvi di più, ma sono veramente in ritardo, cavolo. Allora, vi dico solo che applico questa matita perché è più scura del rossetto, poi me la sfumo bene, ma perché questo rossetto è molto chiaro, io non mi ci vedo con i rossetti troppo chiari. Mi trema l'occhio. È molto bello questo colore. Ok, ho messo precedentemente un po' di shampoo secco, che ovviamente se lavo tutti i giorni i capelli mi esce la dermatite, quindi non posso assolutamente lavarli spesso. Ecco qua. Che ne dite? Vi piace? Allora, in questo video vorrei che mi consigliaste un buon mascara che dia volume, lunghezza, magari anche qualcosa waterproof, perché sto cercando il mascara perfetto waterproof, ma non mi soddisfa nessuno. Mi stavo dimenticando delle sopracciglia, cazzo. Metto Uranus, ecco. In Abla. Cioè, un'altra cosa. Dicevo, vorrei che in questo video mi consigliasse magari un mascara, qualcosa che avete provato in questi mesi, anche voi, che appunto mi consigliate, sempre per dare volume, lunghezza e magari che sia waterproof. Detto ciò, io vi do un grosso bacio, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo look e ci vediamo al prossimo video, spero presto. Mua.